Radio Radicale, il 19 marzo del 1973, la giornalista italiana più famosa, Oriana Fallaci, si reca al Quirinale per realizzare una lunga intervista con il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, che era stato eletto alla fine del 1971 dopo un duro scontro politico che l'aveva portato al Quirinale, alla presidenza della Repubblica. Leone aveva dovuto immediatamente affrontare una situazione politica molto delicata che poi avrebbe portato alle elezioni politiche del 1972. L'accusa che veniva rivolta a Leone era quella di essere stato eletto con i voti del Movimento Sociale Italiano. L'intervista che viene realizzata da Oriana Fallaci per un libro, intervista con la storia che la giornalista sta realizzando. L'audio di quella intervista viene ora pubblicato dall'archivio storico del Quirinale, che noi ringraziamo per averci fatto utilizzare questi link dove troverete l'integrale dell'intervista di Oriana Fallaci con Giovanni Leone. L'intervista è importantissima per due motivi. Primo, perché mette in rilievo lo spessore politico e culturale di Giovanni Leone, nei confronti del quale Oriana Fallaci aveva dei grossi pregiudizi, non aveva un giudizio molto positivo, non lo aveva mai incontrato, neanche quando era presidente della Camera o presidente del Consiglio, e lo incontrava qui per la prima volta. I temi della discussione sono moltissimi, io farei molta fatica a individuarli tutti, però posso dire chiaramente, dopo averli ascoltati, che ci sono molti elementi che ci riportano ai tempi d'oggi. In quel momento c'era un governo centrista guidato da Giulio Andreotti, dopo le elezioni politiche del 1972. Era un momento quindi di pausa della cosiddetta apertura a sinistra della Democrazia Cristiana, e Andreotti doveva guidare un governo con la Democrazia Cristiana, i socialdemocratici e il Partito Liberale, mentre lo stesso Movimento Sociale, dopo le elezioni politiche, aveva ottenuto un discreto successo. C'era stato un grosso scontro politico sulla rinascita del fascismo in Italia, e questo è uno degli argomenti della discussione tra Oriana Fallaci e Giovanni Leone. Altro tema importante: 10 giorni prima di quella conversazione del 19 marzo del 1973 avviene un fatto gravissimo. L'attrice Franca Rame viene prelevata da un pulmino a Milano e violentata e lasciata davanti al castello Sforzesco. Un atto di inaudita violenza che, tra l'altro, viene commentato da Oriana Fallaci e Giovanni Leone, che all'inizio dell'incontro ricorda che nel 1968, poco prima dei Giochi Olimpici di Città del Messico, la stessa Oriana Fallaci era stata ferita negli scontri che ci furono. È molto interessante questo esordio dell'incontro, l'espressione che utilizza molto simpaticamente Giovanni Leone, che si lascia nelle fauci di Oriana Fallaci. A sorpresa, il primo tema che viene affrontato dai due è quello del partito, della storia del Partito d'Azione. E si parla anche del referendum sul divorzio, che non si era tenuto, per l'abrogazione della legge Fortuna, che non si era tenuto a causa delle elezioni delle politiche del 1972. Altri temi, ovviamente, anche l'interpretazione che dava Leone del suo mandato presidenziale, anche di come interpretava il messaggio di fine anno. Un altro tema che affrontano i due è anche quello della
della situazione economica. La lira si trovava in quel momento in un momento particolarmente difficile, c'era stata una svalutazione del 10% del dollaro e la nostra moneta stava fluttuando in un momento in cui l'inflazione stava pericolosamente aumentando nel nostro paese, lievitavano i prezzi. Ricordiamo che quello era l'anno in cui entrava in vigore il nuovo regime dell'IVA. Il risultato di quell'incontro che è avvenuto al Quirinale, di quelle quasi 3 ore di conversazione tra Giovanni Leone e Oriana Fallaci, era che alla fine di questo incontro Oriana Fallaci esce con una considerazione diversa nei confronti di Giovanni Leone, apprezzando la figura di questo uomo che secondo me quando ha ricoperto l'incarico di presidente la carica di Presidente della Repubblica non è stato compreso a pieno. E in questa conversazione con Oriana Fallaci il Presidente della Repubblica Giovanni Leone manifesta un grande senso dello Stato e la consapevolezza del ruolo che svolge. Questo è importante nel giudizio storico che noi dobbiamo dare oggi nei confronti di Giovanni Leone. La cosa curiosa è che questa conversazione tra Giovanni Leone e Oriana Fallaci, che serviva per la pubblicazione di un libro, non entrò nella prima edizione di Intervista con la storia che Oriana Fallaci stava per fare. Ed è entrata soltanto nell'edizione del 2014, pubblicata con la Burr, con la prefazione di Federico Rampini. Noi non sappiamo a che cosa è dovuta questa mancata pubblicazione. Sappiamo dire oggi, con la consapevolezza di chi ascolta, che quella fu una delle più belle interviste che Oriana Fallaci poteva fare all'uomo più importante delle istituzioni di quel momento, in un'Italia che affrontava un momento particolarmente difficile. E noi siamo felici di poterlo far ascoltare agli ascoltatori di Radio Radicale, ringraziando nuovamente l'archivio storico del Quirinale per averci concesso la possibilità di pubblicare questi link, dove potrete apprezzare una conversazione tra due personaggi di grande spessore. Buon ascolto e buona riflessione.